Allora siamo con il direttore generale in diretta streaming qui da Piazza Bra per arrivare un po' a tirare le fila di questa bellissima giornata. Allora, dal punto di vista del meteo, del clima, non poteva andare meglio, tanto per cominciare. Parlando di partecipanti, forse anche di più, cosa dire? Ma allora, hai già detto quasi tutto. Allora, con una giornata meteorologica così bella, Verona ha dato il meglio di sé. Ha dato il meglio di sé insieme a tutta quella serie di volontari numerosi che non mi stancherò mai di ringraziare, perché solo grazie a loro si riesce a fare un evento di queste proporzioni. I professionisti, perché al momento abbiamo naturalmente parlato solo con loro, ci hanno detto che il percorso era davvero molto bello, quindi doppia soddisfazione anche per voi. Ma anche perché non è stato facile costruirlo quest'anno. Ma allora, Verona ha due peculiarità. La prima, le sue bellezze, ed è giusto per cui far transitare gli atleti per poter vedere le bellezze di Verona. È chiaro che bisogna garantire anche agli atleti che cercano invece una prestazione cronometrica un percorso anche veloce. Mi sembra che le due cose siano state centrate ambedue. Quello che al momento non sappiamo ancora è esattamente quanti sono i partecipanti della Last Ten, perché naturalmente chi era iscritto alla Can Grande e alla maratona lo sappiamo, i numeri li avevamo, erano circa 7.000 i partecipanti. Si può sapere adesso più o meno qual è il numero finale? Si possono sapere, perché avevamo prodotto 4.000 maglie e le abbiamo finite tutte. Quindi sono più di 4.000 i partecipanti alla Last Ten? Sono 4.000, proprio 4.000, perché sono 4.000 le maglie che siamo riusciti a consegnare. Dal punto di vista della sicurezza, ho visto che vi siete coordinati bene con la Polizia Municipale, c'erano i tir a chiudere la partenza, a fare un po' quello che doveva fare i New Jersey, che naturalmente sarebbero stati spostati, quindi nessun problema. No, anzi, un grande ringraziamento a tutto il corpo di polizia locale di Verona, in particolare al comandante Altamura, perché veramente c'è stata mai come quest'anno una sinergia importante che ha portato a un risultato ottimo della manifestazione. Tra l'altro abbiamo una campionessa italiana nonché prima assoluta di maratona che è veneta, ci ha detto: io sono veneta perché ho sposato un veneto, quindi quest'anno è stato davvero un trionfo quasi sotto tutti i punti di vista. Sì, mancherebbe un veneto, ma purtroppo Gelindo Bordin in questo momento non ce l'abbiamo. Però avevamo Eyob che ha vinto la maratona di Venezia ed è arrivato secondo. Non era felicissimo naturalmente, perché lui ambiva al primato italiano, al titolo di campione italiano, ma comunque dai, una seconda posizione è sempre dignitosa. È chiaro che le potenzialità di Eyob sono molto molto superiori alla prestazione di oggi, però correre una maratona a distanza di 20 giorni non è facile neanche per loro. Bene, grazie allora direttore, noi restituiamo la linea.